3 giorni nel centro storico di Teramo, che sarà animato non dal solito mercatino di cianfrusaglie, ma da artigiani talentuosi che metteranno in mostra la loro maestria. Arti e mestieri è l'appuntamento per questo fine settimana in città, curato tra gli altri dall'associazione di categoria Casa Artigiani. Gli artigiani tornano finalmente in piazza, grazie anche a Casa Artigiani. Sì, è una nostra iniziativa, ne vogliamo fare anche diverse. Questa è la prima di portare in piazza sul corso di Teramo, quindi un ambito territoriale prestigioso, proprio questo un po' di artigianato, un po' di attività, anche per ridare un po' di vitalità a questo centro cittadino che purtroppo sappiamo tutti, per alcune vicende legate ai lavori e anche purtroppo alle vicende che abbiamo visto del terremoto, la neve, abbiamo avuto diversi problemi. Com'è la situazione dell'artigianato in provincia di Teramo? L'artigianato, come tutto il sistema economico, è in lieve ripresa, c'è qualche piccolo indice positivo. Naturalmente c'è da registrare che comunque in Abruzzo la macchina della ripresa corre meno rispetto al tessuto generale italiano. Quindi questo perché noi richiediamo dalla regione Abruzzo una maggiore attenzione. Chi soffre maggiormente? Soprattutto i piccoli imprenditori e quindi anche l'artigianato. Noi abbiamo un incontro proprio la prossima settimana con l'assessore Lolli. Abbiamo avuto diverse tra virgolette promesse in passato sulle quali l'assessore si è impegnato. Io sono sicuro che lui vorrà rispettare questi impegni. C'è questa riunione decisiva perché altrimenti non solo Casa Artigiani ma anche le altre associazioni tutti insieme saremmo costretti a prendere delle decisioni di protesta molto forti.